Ciao, benvenuti sul canale Grazia Buttazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi video, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciatemi un messaggio. Oggi andremo a realizzare un paio di orecchini. Il materiale che vi serve per realizzare questi orecchini sono due basi tonde, due monachelle, sei anellini, del filato. In questo caso io utilizzerò questo color oro, dei cristallini da 4 mm, un uncinetto da 1,50, una forbice e una pinza. Iniziamo il progetto. Iniziamo il progetto andando a ricoprire la base. Posizioniamo il filo in questo modo, prendiamo la base, la mettiamo in questo modo, entriamo con l'uncinetto in mezzo, prendiamo il filo e chiudiamo. Andiamo a realizzare i punti bassi. Entriamo in mezzo, prendiamo il filo, portiamo sopra, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto basso. Andiamo avanti in questo modo andando a realizzare punti bassi. Abbiamo terminato il giro, l'abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso continuiamo, andiamo ad eseguire 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare un punto alto. Entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare un punto alto. Andiamo a realizzare un punto alto entrando in ogni punto, in questo modo. Abbiamo così terminato il giro. Adesso lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e rientriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Noi stiamo lavorando nella parte del rovescio e questa è la parte del dritto. Andiamo ad eseguire 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto. Giriamo il lavoro nella parte del dritto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso nel punto alto, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo 3 punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e rientriamo nei primi 2 punti. Abbiamo 2 punti sull'uncinetto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e rientriamo nei primi 2 punti. Abbiamo 3 punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e rientriamo nei 3 punti. Prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, 2 punti, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso nel punto alto, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo 3 punti sull'uncinetto,
prendiamo il filo e entriamo nei primi due punti. Abbiamo due punti sull'uncinetto. Metto il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto alto per traverso, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti. Abbiamo tre punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e rientriamo in tutti e tre i punti. In questo modo. Prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso nel punto alto, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo tre punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e rientriamo nei primi due punti. Abbiamo due punti sull'uncinetto, prendiamo il filo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e rientriamo nei primi due punti. Abbiamo tre punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e rientriamo in tutti e tre i punti. In questo modo. Prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso nel punto alto, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo tre punti. Prendiamo il filo e rientriamo nei primi due punti. Abbiamo due punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo e rientriamo di nuovo per traverso. Prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e rientriamo nei primi due punti. Abbiamo tre punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo e rientriamo in entrambi i tre punti. In questo modo. Continuiamo così fino a terminare il giro. Abbiamo terminato il giro, come potete vedere, così sarebbe già un orecchino terminato, è molto bello. Ma andiamo avanti a realizzarlo un po' più grande. Andiamo a realizzare 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto alto per traverso, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo tre punti, prendiamo il filo e entriamo nei primi due punti. Abbiamo due punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo nei primi due punti. Abbiamo tre punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e entriamo in entrambi i tre punti. Praticamente andiamo a realizzare lo stesso giro che abbiamo realizzato prima. Adesso prendiamo un cristallino. Lo posizioniamo qui sotto e andiamo a chiuderlo con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo qui sopra dove prima abbiamo fatto il lavoro, scavalchiamo il cristallino, entriamo qui e andiamo a realizzare un punto alto.
Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti. Abbiamo due punti sull'uncinetto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per traverso, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo in due punti. Abbiamo tre punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo e entriamo in tutti e tre i punti, in questo modo. Andiamo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto sotto. Prendiamo il cristallino, lo posizioniamo sotto e andiamo a chiuderlo con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, scavalchiamo il cristallino, entriamo con l'uncinetto qui in mezzo e andiamo a realizzare un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo per il traverso nel punto alto, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo tre punti, prendiamo il filo e entriamo nei primi due. Abbiamo due punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo e rientriamo di nuovo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti, abbiamo tre punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e entriamo in tutti e tre punti. In questo modo. Andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro, l'abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso continuiamo in questo modo. Andiamo ad eseguire 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Abbiamo eseguito 3 punti alti entrando nello stesso punto. 3 catenelle. Entriamo nel primo punto, questo qui, prendiamo il filo e chiudiamo. Abbiamo così eseguito un pipiolino. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, scavalchiamo la perlina, entriamo nel primo punto, questo qui, e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. 3 catenelle. Entriamo con l'uncinetto nel punto qui sotto, prendiamo il filo e rientriamo nei due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, scavalchiamo la perlina, entriamo nel primo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto in questo modo. 3 catenelle, entriamo nel punto qui sotto con l'uncinetto, prendiamo il filo e entriamo direttamente in entrambi i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, scavalchiamo la perlina, entriamo nel primo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Abbiamo così terminato il giro e lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso continuiamo, andiamo ad eseguire 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto. Entriamo nello stesso punto, andiamo ad eseguire un punto alto. Rientriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Abbiamo eseguito 3 punti alti nello stesso punto. 3 catenelle. Con l'uncinetto entriamo nel punto qui in basso, prendiamo il filo e rientriamo nei due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto nel punto successivo.
andiamo ad eseguire un punto alto. Andiamo ad eseguire un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto. In questo modo. 3 catenelle. Entriamo con l'uncinetto qui in basso. Prendiamo il filo, rientriamo in tutti i due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, scavalchiamo la perlina, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto. 3 catenelle. Con l'uncinetto entriamo qui sotto, in questo punto, prendiamo il filo e rientriamo in entrambi i due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto. 3 catenelle. Entriamo con l'uncinetto qui sotto, in questo punto, prendiamo il filo e rientriamo in entrambi i due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, scavalchiamo il cristallino, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Un punto alto entrando nello stesso punto. Un punto alto entrando nello stesso punto. 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto qui sotto. Oh, scusate. 3 catenelle, entriamo con l'uncinetto nel punto sotto, prendiamo il filo e rientriamo nei due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo. Andiamo ad eseguire un punto alto entrando nello stesso punto e un punto alto entrando nello stesso punto. 3 catenelle, con l'uncinetto entriamo in basso, in questo punto, prendiamo il filo e rientriamo nello stesso punto, in questo modo. Continuiamo così per tutto il giro. Gli orecchini sono così terminati, li abbiamo chiusi con un punto bassissimo, scusate, sì, con un punto bassissimo. Il tutorial è così terminato, questi sono gli orecchini di oggi. Ciao, al prossimo video!